Ma non credo ci siano né magie né segreti. Abbiamo lavorato tanto, stiamo lavorando da 7 mesi assieme. Non era facile il primo periodo con tanti ragazzi nuovi. Il lavoro dello staff è notevole, pregevole. Noi ci abbiamo sempre messo grosso impegno, grossa dedizione. Ultimamente le cose girano un po' di più e abbiamo ottenuto dei grandi risultati. Poi con l'entusiasmo, con la positività si riesce a lavorare meglio e anche i risultati magari incerti come quelli di domenica poi vengono dalla tua parte. Alessandro, tu sei il più anziano, lo dice l'anagrafe, dell'intera rosa dell'Avellino. L'esperienza ovviamente non ti fa alcun difetto. Hai vinto anche qualche campionato, sebbene non a questi altissimi livelli. Insomma, sei anche un po', tra virgolette, una chioccia, soprattutto per i più giovani. Lo vediamo anche nelle ore libere, insomma, in qualche locale lecito, tra virgolette. Sei sempre a fare da guida, tieni su il morale dei ragazzi, eccetera. Ecco, come si gestisce una fase in qualche modo imprevista, di eccesso di entusiasmo? Come si fa a tenere buoni i ragazzi? No, l'entusiasmo è una cosa positiva. L'eccesso può sfociare in poca concentrazione, perdita di vista degli obiettivi, però non penso sia un problema in questo momento da gestire, perché noi sappiamo realmente quali sono le nostre qualità e che probabilmente vengono dalla consapevolezza dei nostri limiti. E quindi è facile per noi fare un buon lavoro durante la settimana senza farci trasportare da sogni o da altre cose che è giusto che abbia un tifoso. Per cui noi stiamo lavorando giorno per giorno pensando alla partita che arriva il sabato, non guardiamo la classifica perché alla fine prima di Livorno eravamo tornati quinti. Dopo i risultati di sabato, per cui cioè, noi sappiamo che adesso abbiamo 3 partite, in 3 partite da terzo puoi essere ottavo un'altra volta, quindi noi non ce ne frega nulla. Noi lavoriamo perché sappiamo che abbiamo una partita troppo difficile sabato e sì, finita la partita è bello esultare, tutto bene, dopo, dal giorno dopo sappiamo che proprio come ti ho detto prima, per la consapevolezza dei nostri limiti, sappiamo che dobbiamo stare sul pezzo e lavorare sodo. Senti, l'hai detto stesso, una partita particolarmente difficile, lo ha detto già dopo Livorno anche Rastelli. Paradossalmente affrontate una squadra che numeri alla mano ha ottenuto più vittorie fuori Certo. casa e ha fatto addirittura più gol fuori casa che a Liberati. Sicuramente una gara da prendere con le mani. Ma sicuramente, sia per l'avversario che come hai detto tu fuori casa ha fatto grandi risultati, sia per anche la qualità della loro rosa e sia per la settimana particolare che stiamo vivendo noi con gente che non si sta allenando per dei problemi, gente che sta in nazionale, quindi anche noi fino a giovedì venerdì non riusciremo a preparare bene questa partita, per cui è una settimana particolare che nasconde tante insidie e speriamo invece di essere all'altezza sabato e di offrire una grande prestazione al di là poi di quello che sarà il risultato.